sono Elena Guidi, dirigente dell'Istituto Nobili di Reggio Emilia e sono ben contenta oggi di potervi parlare un po' della mia scuola, che è il polo dell'istruzione tecnica e professionale qui a Reggio Emilia, nelle tre grandi aree della meccatronica, dell'elettronica e della moda. Tre grandi aree produttive che rendono competitivo il nostro territorio, ma che nelle nostre aule diventano un fare didattico che permette ai nostri studenti di progettare insieme a noi il loro progetto di vita e quindi la loro vita futura. Una scuola grande, complessa, che offre tanti indirizzi per farvela conoscere e quindi guidarvi un po' a entrare nella nostra scuola, abbiamo pensato di farvi vedere alcune immagini. In alto a sinistra vedete l'orologio solare che alcuni studenti insieme al loro professore di fisica hanno disegnato, progettato e installato anche in partnership con alcune aziende del nostro territorio. Ancora oggi, entrando nel polo di Via Macallè, è la prima cosa che vedete proprio di fronte a voi. In senso orario vedete un braccio robotico che un nostro studente dell'indirizzo automazione ha presentato per il colloquio di maturità come avvio e come dimostrazione del suo percorso nel nostro quinquennio. Lo studente aveva prima disegnato, progettato, realizzato anche con la stampante 3D alcune delle componenti e aveva soprattutto programmato il linguaggio che gli permetteva in remoto, con alcuni sensori montati su un guanto, di muovere questo arto. Vedete poi un elegante abito, anche questo pensato, disegnato e confezionato da uno dei nostri studenti dell'indirizzo mode. Come vedete ha anche ottenuto il riconoscimento del prestigioso premio Maranotti. Infine, in fondo a sinistra vedete una casa domotica, cioè un modellino in scala di un'abitazione in cui sono stati montati dei dispositivi che la rendono più confortevole per gli abitanti e consentono anche un'ottimizzazione dei consumi. Oggetti molto diversi, che cosa hanno in comune? Sono stati tutti realizzati da studenti del Nobili durante il loro quinquennio alle superiori e sono anche tutti prodotti di una tecnica. Che cosa vuol dire tecnica? Deriva dal greco techne ed è la capacità di rendere in concreto un'idea astratta. Quindi c'è all'inizio un bisogno, una necessità, un problema dell'uomo. C'è qualcuno che ha un'idea per risolvere questo problema, ma c'è soprattutto la capacità di tradurre quest'idea astratta in un prodotto nuovo oppure nel miglioramento di qualcosa che già esiste. Tutti i nostri indirizzi formano in questo modo gli studenti, che alla fine del percorso sono razionali e pragmatici nell'approccio ai problemi che gli vengono posti, sono capaci di vedere nei problemi che affrontano soluzioni diverse e sono determinati a fare poi la scelta della soluzione che ritengono migliore in relazione al contesto dato. Come si fa ad acquisire questa forma mentis? Noi ci mettiamo quattro ingredienti fondamentali, che sono una solida preparazione culturale su cui poggia la professionalità, un buon tecnico e che tiene continuamente aggiornata, poi tanta attività di laboratorio, perché le conoscenze devono diventare competenze, la possibilità durante il percorso quinquennale di acquisire delle certificazioni, perché pensiamo che il curriculum debba essere personalizzato già prima del conseguimento del diploma. E poi il grande banco di prove dell'alternanza scuola-lavoro, un'esperienza molto orientativa per i ragazzi in aziende del nostro territorio coerenti con l'indirizzo di studio, orientativa rispetto alle proprie scelte future. Ecco, noi mettiamo questi quattro ingredienti. L'amalgama fondamentale è chiaramente l'interesse, la passione e la curiosità dello studente. Parlavamo di scelte. Alla fine del percorso, sia con un diploma tecnico che con un diploma professionale, quindi con uno qualunque dei titoli che si conseguono nel nostro istituto, lo studente ha acquisito le competenze per un inserimento immediato nel mondo del lavoro, sia in un'impresa già esistente, ma se c'è l'idea, perché no, anche in un'attività indipendente. Ha le conoscenze per proseguire gli studi all'università oppure specializzarsi negli istituti tecnici superiori. Pensiamo che sia importante che ogni ragazzo si faccia tre domande. Innanzitutto, quale area mi interessa? In secondo luogo, quale profilo mi interessa? E alla fine, in terzo, quale corso mi interessa? Dicevo all'inizio, in termini di aree, che
Tutti i nostri corsi appartengono a una delle tre grandi filiere produttive della meccanica, dell'elettronica o della moda. E come potete vedere, per ognuna di queste tre grandi aree offriamo sia corsi ad indirizzo tecnico che corsi ad indirizzo professionale. E questa è proprio la grande seconda domanda. Una volta che ho deciso di avere particolare interesse per la meccanica, come faccio a capire che differenza c'è tra un corso ad indirizzo tecnico e un corso ad indirizzo professionale? La differenza sta chiaramente nel profilo in uscita, quindi nel risultato finale. I corsi ad indirizzo tecnico in generale creano figure progettuali che pianificano, che seguono il ciclo di produzione. I corsi ad indirizzo professionale in genere producono una figura più operativa che realizza la produzione o anche un segmento, a volte anche in termini artigianali. A questo punto, una volta che ho fatto chiarezza in me rispetto a che cosa voglio diventare, che cosa voglio fare da grande, potrò vedere tra i vari indirizzi che offriamo nell'ambito tecnico e nell'ambito professionale, quindi tra i corsi di indirizzo tecnico meccatronica, energia, elettronica, automazione e sistema moda, e nell'ambito degli indirizzi professionali manutenzione e assistenza tecnica, con le tre grandi curvature del curriculum, la curvatura meccanica, la curvatura dei mezzi di trasporto e la curvatura elettrico-elettronica, oppure l'industria artigianato per il Made in Italy, opzione moda. Allora, se di fronte a questa serie di domande mi sono sentito attratto, attirato e destinato in un qualche modo ad un indirizzo tecnico, dopo il biennio tecnologico comune i ragazzi seguono uno dei corsi che appunto già prima abbiamo detto, e che adesso andiamo un pochino a vedere meglio di che cosa si tratta. Qui, per esempio, vediamo alcune immagini che ci danno uno spaccato del corso meccatronica e del suo cugino energia. In alto vedete i ragazzi nel laboratorio di sistemi, in basso a destra vedete il disegno realizzato col CAD 3D da uno dei nostri studenti di quinta. Ecco, se vi interessano le macchine, i loro componenti, come funzionano, se da grandi vi vedete collocati in un lavoro in cui si progetta e si realizza il miglioramento continuo degli apparati produttivi, ecco, questi indirizzi vi daranno sicuramente l'opportunità di inserirvi in una delle attività del nostro territorio aperte al mercato globale, quindi in un contesto d'avanguardia e di grande competitività. Qui vediamo invece qualche immagine dei nostri indirizzi elettronica e automazione. In alto il laboratorio di informatica, dove i ragazzi utilizzano nei loro progetti quei linguaggi di programmazione che hanno imparato ad utilizzare, progetti che si concretizzano, come abbiamo visto anche prima, in prodotti che vengono presentati all'esame di Stato. È il caso dei tre ragazzi nella foto in alto a destra che hanno realizzato un modello in scala di un braccio elevatore. Vedete anche in basso a destra altri nostri studenti che in gruppo, questa è una delle caratteristiche dell'attività laboratoriale, hanno partecipato alla gara di robotica qualche anno fa e si sono posizionati secondi a livello nazionale. Ecco, se siete interessati ai dispositivi elettronici e alle loro componenti e alla robotica, se vi vedete in un lavoro in cui si migliori continuamente l'efficienza e il grado di automazione degli apparati produttivi, ecco, questi indirizzi entrambi vi daranno la possibilità di collocarvi in un'attività in grande espansione e anche fortemente legata alla ricerca continua di soluzioni migliori. Infine, per l'ambito tecnico, vediamo il sistema moda. In alto il laboratorio di chimica tessile, poi vediamo il laboratorio di progettazione e in basso a destra il laboratorio di CAD, dove i nostri studenti utilizzano gli stessi software che le grandi imprese del settore moda del nostro territorio utilizzano quotidianamente nei loro stabilimenti. Ecco, se siete interessati al capo d'abbigliamento, dal punto di vista del che cosa ci sta dietro un capo di successo, sotto il punto di vista delle scelte produttive, della scelta dei materiali, della commercializzazione. Se vi vedete da grandi in un lavoro focalizzato sul miglioramento della produzione in termini di qualità e di sostenibilità, questo indirizzo sicuramente vi
introdurrà in un'attività internazionale e soprattutto, io aggiungo, in un mondo molto affascinante. Qui vediamo alcune immagini che ci illustrano un pochino l'attività dei nostri studenti dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica nelle tre grandi curvature curricolari della meccanica. In alto a sinistra vedete il laboratorio di saldatura, che è una delle ultime nostre realizzazioni proprio specifiche per questo indirizzo. In basso a sinistra vedete il laboratorio di diagnosi, chiaramente siamo nell'ambito dell'autoriparazione, mentre in basso a destra vedete i nostri studenti dell'indirizzo elettronico che sono nel laboratorio che gli è loro specifico. Ecco, se siete interessati alle componenti meccaniche, ai motori, ai dispositivi elettronici, e se vi vedete da grandi in un lavoro di installazione, collaudo, manutenzione di apparati e di impianti sia civili che industriali, questo è un indirizzo che vi dà la possibilità in ciascuna delle tre curvature curricolari di trovare un rapidissimo inserimento del lavoro, in quanto si tratta di profili molto cercati sul nostro territorio. E sicuramente anche di poter pensare a un'attività in proprio e non in tempi lunghissimi. È importante dire che gli studenti che scelgono questo indirizzo possono decidere, se lo desiderano, di realizzare gli ultimi due anni, quindi il quarto e il quinto, in apprendistato di primo livello. Quindi firmando un vero e proprio contratto di lavoro con un'azienda coerente ovviamente con l'indirizzo scelto e terminando il loro percorso di formazione un po' a scuola e un po' in azienda, ma affiancandolo a un'esperienza esattamente lavorativa. Infine, nell'ambito del settore professionale, vediamo il nostro corso di moda, Industria e Artigianato per il Made in Italy. In alto vedete i nostri ragazzi nel laboratorio di disegno e a destra vedete un esempio di quello che producono per illustrare una collezione completa anche di tutti gli accessori, e in basso a sinistra vedete invece il laboratorio di confezioni dove i capi vengono realizzati. Ecco, se vi interessa il capo d'abbigliamento dal punto di vista proprio della sua ideazione, del disegno e poi proprio della confezione, se vi vedete da grandi in un'attività lavorativa in cui la creatività, la manualità sono davvero il punto di forza e non solo della persona ma anche dell'attività in generale, questo indirizzo non solo vi darà grandi soddisfazioni ma vi consentirà di inserirvi in tantissime tipologie di attività lavorative, piccole e grandi, e soprattutto in un mondo, come dicevamo prima, di grandissimo fascino e che contraddistingue proprio il nostro paese. Tanta possibilità di scelta, curricoli molto diversi tra di loro, ma accomunati da uno spirito di una formazione completa della persona. Occorre che ci veniate a vedere per capire veramente la dimensione delle possibilità che ciascun studente ha quando frequenta l'Istituto Nobili. Venirci a trovare o nella nostra sede centrale del Polo Scolastico di Via Macallè oppure nella sede di Viale Trento Trieste, dove hanno sede i laboratori del corso di motori e quelli del triennio dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili anche per chi proviene da fuori città e con i mezzi pubblici sono ben servite, quindi non c'è nessun problema. È importante dire che le ore di lezione sono 32 settimanali per ogni anno, tranne la classe seconda del tecnico in cui sono 33. Quindi sono suddivise in 4 mattine da 5 ore e 2 da 6, saranno 3 e 3 nelle classi seconde del tecnico. Le lezioni iniziano alle 7.50 e terminano alle 12.50 nelle mattinate da 5 ore, terminano alle 13.50 in quelle da 6. Gli orari sono stabiliti in modo che anche proprio per chi proviene da fuori Reggio non ci sia nessun problema ad arrivare con puntualità all'inizio delle lezioni. Tante cose da dire, poco tempo, veniteci a trovare. Soprattutto cercate di conoscerci meglio anche grazie al nostro sito. In home page trovate il bottone che vedete alle mie spalle e lì trovate tutto il materiale utile a capire come prenotare le visite. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto numerosi nella mia bellissima scuola.